Il futuro dei rifornimenti per i rifugi potrebbe nascere in provincia di Bolzano. A dir la verità, un futuro che è già realtà. Tutto merito di una start-up altoatesina che ha fiutato uno sviluppo commerciale di quella che poteva sembrare una semplice moda. Stiamo parlando dei droni e delle incredibili potenzialità che nascondono. Questo drone riesce a trasportare fino a 100 kg, quindi è molto diverso da altri droni piccoli che in generale possono trasportare forse qualche chilo. E in confronto all'elicottero ha vari vantaggi dal punto di vista ecologico, non ha nessuna emissione, è puramente elettrico, fa molto meno rumore e poi è meno costoso e molto più flessibile dell'elicottero. Questo è un altro punto, quindi anche in condizioni critiche dove per un pilota che è a bordo di elicottero sarebbe pericoloso, il drone può comunque essere utilizzato. La provincia di Bolzano osserva con attenzione quello che i ragazzi di Flying Basket stanno sviluppando. Va da sé che gli elicotteri, pur essendo affascinanti e comodi, determinano una spesa sostanziosa di denaro pubblico, inquinamento ambientale ed acustico. Abbiamo deciso di studiare allora un nuovo sistema di trasporto merci, avvalendoci di droni con batterie e pilotaggio remoto. Questo significa zero emissione di CO2, minore inquinamento acustico e risparmio di denaro pubblico. Per questo progetto ci avvaliamo di una startup locale. Siamo molto fieri di questi ragazzi molto giovani, altoatesini, che operano in questo settore sono gli unici in Europa. La ripartizione patrimonio si occupa dei 26 rifugi alpini di proprietà provinciale. Noi siamo sempre attenti a soluzioni innovative e l'idea suggestiva di poter portare dei materiali sui nostri rifugi in maniera innovativa, tenendo conto anche di un eventuale impatto ambientale positivo o comunque sostenibile, è un'idea che ci piace e la seguiamo e cerchiamo di sostenerla. Noi lavoriamo sia nel trasporto che nel sollevamento di carichi pesanti e quindi lì lavoriamo nel trasporto in aree remote, per esempio nel rifornimento delle baite di montagna, ma anche in altri settori come per esempio il settore dell'energia o della telecomunicazione, dove sempre facciamo queste operazioni di trasporto o di sollevamento di pesi. Ad oggi siamo l'unica azienda in Europa che può offrire servizi di trasporto di carichi pesanti con drone. E non solo questo, siamo anche stati i primi ad ottenere un'autorizzazione per il volo transfrontaliero e quindi possiamo operare anche in altri stati dell'Unione Europea che non è stato fatto mai prima. È bene ricordare che in piena emergenza Covid l'utilizzo dei droni consentirebbe ai gestori dei rifugi di contenere i costi di avvio per la ripresa dell'attività stagionale, un aspetto importante per la ripartenza post-pandemia.